Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale. Ho già creato la mia base e oggi andiamo a fare un video tutorial che mi è stato richiesto da tantissime ragazze, cioè un trucco con l'eyeliner. E partiamo subito. Ho fermato i miei capelli con una bellissima e super fashion mollettina e con questo pennello dalla mia palette della V7 Cosmetics vado a prendere questo colore qui e lo vado a mettere su tutta quanta la palpebra mobile. E su la palpebra fissa, insomma su tutto l'occhio, in maniera molto uniforme, in questo modo qui, vedete? Una volta steso su tutta la palpebra e quindi abbiamo creato, diciamo, la nostra base, nella piega dell'occhio, sempre dalla stessa palettina, andiamo a prendere questo colore qui con un pennellino da sfumatura, però medio, e lo andiamo appunto a mettere nella nostra piega dell'occhio in questo modo qui e andiamo a creare spessore, altrimenti il trucco sarebbe troppo piatto. E ci fermiamo qui, non andiamo a fare la solita V, semplicemente andiamo a mettere il colore nella piega, in questo modo. Una volta fatto ciò, andate a fare la vostra riga di eyeliner. Io non faccio una codina molto allungata, in quanto avendo la palpebra cadente e, diciamo, con la conformità del mio occhio, non mi piace, cioè mi piace l'effetto sugli altri, ma non mi piace sul mio occhio. E così come ho fatto da questa parte, lo andiamo a replicare da quest'altra. Mi raccomando, munitevi di scovolino, in modo tale che se sbagliate potete andare a correggere. Io utilizzo l'eyeliner Professional London della Freedom, chiaramente nero, e lo andiamo ad applicare. Se sentite che dovete sbattere la palpebra, toglietevi. Hanno tutti paura di applicare l'eyeliner, ma in realtà non è una pratica così complicata. Pian pianino, come sempre, non vi corre dietro a nessuno. Prima fate la base, poi magari vi mettete in questo modo, così riuscite a mettere il colore bene all'attaccatura delle ciglia. E cercate di replicarlo l'uguale possibile. Poi se, vi svelo un piccolo trucchetto, con la vostra beauty blender o con uno scovolino, insomma quello che avete, se volete allungare, semplicemente in questo modo andate uno a pulire la parte se avete sporcato leggermente e due a creare un effetto più lungo. Io non lo faccio perché, come ho già detto prima, non è che mi piaccia molto sul mio occhio. Ok, spero si possa vedere bene. Vedete, ho creato una piccola codina perché non mi piace tantissimo. Se no, ho provato a farlo in realtà facendo queste code super mega lunghe, eccetera, eccetera, come si vedono su tantissimi tutorial, eccetera. Sono stupendi, per carità. Però sul mio occhio, boh, non lo so, sembra che mi involgarisce, non saprei dire. Bene, però non mi piace tantissimo.
vado a riprendere, perché abbiamo toccato l'occhio, eccetera, vado a riprendere sempre l'ombrettino di prima e lo vado a picchiettare in questo modo, così. Adesso ho dato un po' agio all'occhio di assorbire il mascara, quindi non è più così appiccicoso. In questo modo. Ok. Lo dico da solo, ok. Va tutto bene. Spero che dalla telecamera si riescano a vedere le varie sfumature. Poi cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra Kajal nera della Kiko, ok? E la andiamo a mettere qui sotto, cercando di congiungere in questo modo, vedete? Si vede bene, spero. Poi riprendiamo la palettina e prendiamo il nero e il nero lo applichiamo sopra la nostra matita con questo pennellino qui. Andando ad unire chiaramente l'eyeliner con la matita. E sfumiamo. Vedete l'effetto finale com'è? Dopo aver sfumato la matita sotto con l'ombretto nero, vado a riprendere l'illuminante che ho utilizzato per la base, che non vi ho fatto vedere la base perché è la medesima del video base perfetta, e praticamente con un pennellino, con un pennello, qualunque, quello che ho utilizzato per mettere il panna qui, vado a pulire. Ta-ta-ta. E vado a mettere il mio illuminante nel condotto lacrimale, nel sopra il condotto lacrimale, per dare più apertura all'occhio, in questo modo qui, e anche un po' sotto. Ora avete due opzioni, o applicate delle ciglia finte o mascara volumizzante, piegaciglie e siete a posto col trucco occhi. Nel mio caso io ho piegato le ciglia e applicato due strati di mascara della Freedom sempre a procurve, perché essendo giorno non mi va sinceramente di mettere le ciglia finte. E comunque io è un trucco che faccio tranquillamente anche di giorno. E vado ad applicare leggermente un po' del mio correttore, così da andare ad illuminare la parte che comunque toccando, no? In questo modo. Ho applicato un semplicissimo lucida labbra e il trucco è terminato. Questo è l'effetto finale. Spero che si possa vedere bene. E niente ragazze, io spero che il look vi piaccia, che questo effetto sia di vostro gradimento. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Io vi mando un grandissimo bacio. Ciao ragazze!